La Madonna Treblinka di Vasilij Grossman. Finalmente compresi, l'immagine della giovane madre con il bambino in braccio non mi ricordava qualcosa che avesse a che fare con la letteratura o con la musica. Treblinka, i pini, la sabbia, la vecchia ceppaia, milioni di occhi umani li avevano osservati dai vagoni che si avvicinavano lentamente al marciapiede. Entriamo a piedi nel lager, camminiamo sul suolo di Treblinka. Al minimo contatto, bacelli di lupino si aprono con un leggero scricchiolio. Il rumore dei semi che cadono e lo scricchiolio dei bacelli che si aprono si fondono in una continua, triste e sommessa melodia. È come se dalle profondità stesse della terra si levassero i rintocchi funebri di minuscole campane, un suono diffuso, appena percettibile, pacato, doloroso. Ecco le camicie degli ammazzati ridotti in brandelli, le scarpe, le rotelle degli orologi da polso, i temperini, i candelieri, le scarpette da bambino con i fiocchi rossi, la biancheria di pizzo, un asciugamano con il ricamo ucraino, i pentolini, le tazze di plastica dei bambini, le letterine infantili scritte a matita, i libretti di poesie. Continuiamo a camminare sul suolo di Treblinka, che sembra pulsare di vita e spingersi in profondità senza fine. All'improvviso ci fermiamo, capelli biondi, rosso rame, ondulati, folti, capelli fini, leggeri, graziosi di ragazza, gettati a terra e calpestati, accanto altre ciocche bionde e più in là pesanti trecce nere sulla sabbia chiara, e poi ancora capelli e molti altri ancora. I bacelli di lupino scricchiolavano, i semi cadono picchiettando, dalla profondità della terra si levano i rintocchi funebri di innumerevoli minuscole campane e sembra che il cuore debba fermarsi da un momento all'altro, sopraffatto da una tristezza, da un dolore, da un'angoscia tali che un essere umano non può sopportare. Il ricordo di Treblinka aveva invaso la mia anima e in principio non riuscii a capire. A piedi scalzi, lei camminava con un passo leggero sul suolo pulsante di Treblinka, dal punto di scarico del treno alla camera a gas. La riconobbi dall'espressione del viso e degli occhi. Vidi suo figlio e riconobbi il prodigio di quel volto straordinario, non infantile. Così erano le madri e i bambini a Treblinka, quando sullo sfondo verde scuro dei pini scorgevano i muri bianchi delle camere a gas. Così erano i loro cuori. Quante volte osservai attraverso la nebbia fitta i deportati che venivano fatti scendere dal treno, sebbene non fossero visibili in modo divino. Spesso i loro volti parevano sfigurati da un terrore immenso, come un urlo di dolore strozzato. Altre volte la prostrazione fisica e morale e la disperazione velavano i volti di cupa, lugubre indifferenza. Oppure il sorriso incosciente della pazzia era disegnato sul viso di coloro che, scesi dal treno, si dirigevano verso le camere a gas. E scopersi il segreto di questi volti. Li aveva dipinti Raffaello 4 secoli fa. Così l'essere umano va incontro al suo destino. La Madonna Sistina, le camere a gas di Treblinka. La giovane madre ha dato alla luce il suo bambino nel nostro tempo. È terribile tenere in braccio il proprio figlio e udire l'ululato della folla che inneggia ad Adolf Hitler. La madre osserva il viso del neonato e sente il fragore dei cristalli infranti.